La mia prima domanda è, come hai iniziato a scrivere di moda? Beh, io ho iniziato con uno stage in edizioni Condé Nast nel Paleozoico e diciamo che in realtà avevo una passione più relativa alla fotografia, però venendo da un'università di lettere sono stata messa insomma tra le varie cose, valigia in guardaroba, hanno iniziato a farmi scrivere didascalie e cose del genere e obiettivamente per una redazione è più facile trovare qualcuno che faccia lo styling rispetto a qualcuno che sappia scrivere in italiano o quantomeno corretto. Per cui ho iniziato un po' così, cioè ho capito che lì c'era un po' una nicchia e mi ci sono buttata. Tra l'altro, sicuramente la scrittura era un qualcosa che mi era sempre piaciuto, anche se non avevo mai pensato che sarebbe potuta diventare una professione. Quindi com'è nato il tuo blog, che peraltro adesso non c'è più? Il mio blog è nato perché dopo l'esperienza con Condé Nast ho cominciato a lavorare a Yoox come fashion editor, quindi curando tutto quello che era la selezione tematica di prodotto e occupandomi della stesura dei copy. Però questi copy erano comunque dei testi estremamente stringati. All'epoca, sempre nel Paleozoico, e non c'era tutta la webzine aziendale. E si trattava di scrivere dei testi estremamente concentrati ed estremamente significativi, quindi facevo un sacco di lavoro a livello mentale, ma poi alla fine quello che mi era richiesto erano poche parole. E da lì è nata l'esigenza, diciamo, di dare voce anche a tutto quello che stava queste quattro parole. Diciamo che quello è stato un po' la scintilla, cioè avevo bisogno di dare davvero voce a tutto quello che avevo in testa. Giustamente, poi però appunto come mi menzionavi anche prima, il blog è morto insieme a Splinter, insomma. Sì, diciamo che non mi sono sentita di continuare o di aprire un altro blog, anche se in realtà ho registrato due o tre indirizzi su Blogspot, ma in realtà io avevo aperto il mio blog nel 2004, quindi in tempi non sospetti, come amo dire, su Splinder, e la cosa interessante all'epoca il blog era sì un posto dove scrivere, ma era anche un aggregatore di tipo sociale, nel senso che io ho incontrato tramite il mio blog tanti internauti un po' della prima ora e, con i quali sono nate delle belle amicizie, dei belli scambi di opinioni, perché comunque era un posto, Splinder, dove incontravi anche tante persone, mentre questo non accade oggi nei blog, cioè di Blogspot, Blogger, eccetera, cioè sono molto meno interattivi in questo senso, se così vogliamo dire, per quanto chiaramente ci siano numerosi esempi di che hanno molti follower e che commentano e con cui c'è un'interazione, ma lì si era un pochino tutti alla pari, cioè oggi, come oggi il blogger medio, tra virgolette, che non sia la blogstar, non ha questo tipo di interazione quotidiana e continuativa con un pubblico che sia sempre lo stesso, mentre in Splinder era così, diciamo che sono nate sul web delle altre realtà che permettono di mantenere dei rapporti di questo tipo, che a me è qualcosa che piace molto, sarà perché sono molto pigra e posso fare tutto dal mio divano. Senti, invece, visto che hai nominato questo aspetto, mi interesserebbe sapere in che modo quindi è cambiato il modo di lavorare anche per quanto riguarda il settore proprio della moda con questo cambiamento di utilizzo di strumenti. Beh, sicuramente quello che io ho visto succedere è stata un'enorme frammentazione, nel senso che se 5, 6, 7 anni fa per, non lo so, ma l'e-tailer di turno, perché alla fine di questo si parla, ma anche per il magazine online di turno bastava avere una pagina e diciamo quella funzionava un pochino da punto di raccolta per tutti gli internauti interessati, adesso
di un brand piuttosto che di una rivista, piuttosto che di una semplice persona, vive di una frammentazione che diventa sempre più importante, nel senso che oggi non basta più avere il blog o piuttosto che il proprio sito, la propria webzine, ma bisogna essere presenti su Facebook e poi ci devi essere su Twitter. Adesso sembra che se non ci sei su Pinterest non sei nessuno, e poi c'è Tumblr piuttosto che Friendfeed, piuttosto che Foursquare. Diciamo che si stanno spezzettando le funzioni che i vari social media vanno a ricoprire, quindi diciamo che Facebook magari diventa il metodo privilegiato per comunicare un certo tipo di contenuti, Facebook un altro genere di contenuti o piuttosto dei rimandi e via via così dicendo per tutti gli altri. Quindi, quali sono gli strumenti che tu usi in particolare in questo settore? Beh, io devo dire che sono abbastanza junkie in questo senso, quindi mi piace anche esplorare le novità e quindi sicuramente quando nasce un social media io quantomeno lo provo. In questo momento trovo interessanti le piattaforme di social commerce e non parlo necessariamente, insomma, delle più note e se vogliamo un pochino più inflazionate, tipo si possono fare i nomi, Sì, sì. Tipo tranquilla. già i Groupon, Groupalia di turno, eccetera, quanto trovo un progetto estremamente interessante, per esempio Etsy, che viene poi vive di emuli anche come Glooming, eccetera. No, ho sbagliato completamente perché Glooming invece è un emulo di Pinterest. Insomma, la cosa divertente secondo me in questo momento è che qualcuno ha un'idea, la mette in rete e poi dalla rete nascono comunque delle. Voglio chiamarle copie perché di solito sono sempre delle realtà che prendono un'idea di partenza e la elaborano in maniera un pochino diversa. Per esempio, su Foursquare, a Foursquare ha fatto seguito Yelp, che è una community che ha lo stesso principio di Foursquare, ma in realtà è molto diversa perché dà un tipo di recensioni diverse, forse un po' meno sociale, tra virgolette, però è più utile nel senso che è molto improntata sul giudizio degli utenti e sulle attività di tipo commerciale. Quindi ognuna di tutte queste mille realtà che stanno nascendo ha la sua peculiarità e secondo me la cosa bella, divertente e utile da fare è esplorarle tutte, quella che si confà meglio alle necessità, di ognuno. Io un po' per lavoro diciamo che sono abbastanza ubiqua, ecco. Giustamente. Senti, però, quello che ti vorrei chiedere è questo. Negli ultimi mesi, anni, diciamo, quello del fashion blog è diventato prima un hobby e poi effettivamente un lavoro per chi se ne occupa. Quindi ti vorrei chiedere in che cosa consiste effettivamente e come si può sostenere anche economicamente un progetto di questo tipo. Allora, non voglio essere troppo cattiva, nel senso che io forse parto un po' prevenuta, nel senso che ho visto, non lo so, adesso non voglio mettermi assolutamente su un podio, però insomma ho un pochino di esperienza in questo campo, che tra l'altro ovviamente è un campo che ho scelto perché è una mia grande passione, quindi oltre alle esperienze lavorative ho avuto anche il piacere di approfondire argomento moda, storia del costume in maniera abbastanza estensiva. Quindi mi fa sempre molta specie quando vedo delle realtà piuttosto improvvisate, anche se devo dire, mi rendo conto che sul pubblico molto spesso non è la preparazione che fa, diciamo, colpo, quanto piuttosto una grafica accattivante, piuttosto che un piano di marketing, tra virgolette, intelligente. Quindi sicuramente credo che per un ipotetico blogger che si voglia lanciare in questa attività con uno scopo di lucro, sia senza dubbio molto importante il costruirsi una rete di presenza ubiqua il quanto più possibile su internet per incrementare il numero dei propri follower e senza dubbio tessere delle relazioni di tipo cioè con gli uffici stampa, di tipo quasi giornalistico.
perché cioè, sappiamo tutti che insomma sempre più spesso i blog diventano un veicolo di promozione, tra virgolette, un pochino mascherato, che i brand amano perché hanno un'aria un pochino più genuina rispetto al pubblico redazionale, però alla fine della fiera lì siamo, senza nulla togliere a tanti blogger bravi che ci sono, che vanno ammirati perché magari è gente che, non lo so, sto pensando in particolare a delle ragazze che conosco, che studiano e fanno tutt'altro nella vita e che tengono in piedi dei blog che francamente hanno un livello anche di professionalità estremamente alto. Quindi qual è l'utilizzo che poi ne fanno le grandi aziende di questo tipo di strumenti? Ma vengono usati, cioè vengono usati, beh, innanzitutto perché sono di tendenza, la moda vive di tendenze, quindi sicuramente in questo momento invitare il blogger alla sfilata piuttosto che avere il blogger che scrive di te già per un'azienda fa cool, vuol dire che sei giovane, vuol dire che hai capito da che parte tira il vento del mercato, e questo senza dubbio è molto importante. Inoltre, si suppone che il blogger sia in grado di avvicinare una fascia di consumatori comunque giovani ad un prodotto che molto spesso così giovane non è, nel senso che sappiamo tutti, insomma, quali possono essere le fasce prezzo di determinati brand di moda, e chiaramente non ci si aspetta che un ragazzino di 20-25 anni possa permettersi di tasca propria questi acquisti, però si crea una fidelizzazione che va al di là poi del prodotto fisico e magari si traduce nell'acquisto piuttosto di un cosmetico dello stesso brand. Chiaro. Hai qualche esempio, qualche caso di studio particolare di utilizzo con successo dei nuovi media da parte dell'industria della moda? Beh, sicuramente sì, ci sto pensando, ma per esempio uno dei brand che sta facendo dei lavori più entusiasmanti da un punto di vista della digitalizzazione è Burberry, che fino a, non so, 12 anni fa era considerato il brand dell'impermeabile del nonno, e che invece ha saputo rivoluzionare completamente immagine, destinando una quantità di budget imbarazzante a tutto quello che è la realtà digitale e la promozione anche a livello digitale, quindi creando parte un sito fatto benissimo con un e-commerce integrato in una maniera davvero particolare, ha creato una community online di persone naturalmente giovani, perché il fruitore di internet mediamente ha un'età bassa rispetto al consumatore in boutique, e sono riusciti in questo modo a rivitalizzare il brand in una maniera inaspettata assolutamente, complice chiaramente un nuovo designer, eccetera. Però il web ha sicuramente contribuito in maniera decisiva al riposizionamento del marchio, che oggi vive una seconda giovinezza che fino a 15 anni fa era del tutto inaspettata. In quale modo si possono quindi integrare, diciamo, i tre aspetti che sono quelli del social commerce, di una pubblicità, se vogliamo, fatta attraverso fashion blogger e quello che è effettivamente il brand e il prodotto? Beh, non è facile, nel senso che la sfida vera è comunque, soprattutto per i brand di lusso e di alta gamma, è quella di avvicinarsi al pubblico mantenendo il distacco che rende il prodotto di lusso tale. E in tutto questo diciamo che i fashion blogger possono fare un pochino l'anello di congiunzione, nel senso che vengono visti dal pubblico come dei personaggi di riferimento, posizionati sicuramente a livello alto, anche perché questo è vero soprattutto in Italia e in Europa un pochino meno negli Stati Uniti e nelle regioni anglosassoni, vengono comunque visti come quasi dei VIP, delle persone che comunque conducono una vita di un certo tipo, non certo
ragazzi della porta accanto, se così vogliamo dire, e quindi sicuramente possono dare una mano in questo senso ai brand. Dall'altro va sempre calibrato naturalmente dal reparto digitale insieme al marketing con grande attenzione il posizionamento e i messaggi che vengono veicolati tramite i social media, nel senso che avvicinarsi a un conto, ma esagerare un attimo, ecco. Ultimissima domanda, ti vorrei chiedere che cosa stai facendo, di che cosa ti stai occupando adesso con il tuo di lavoro. Beh, io in questo momento lavoro per Giorgio Armani e sto seguendo il sito armani.com che è stato lanciato ad ottobre, quindi freschissimo, in un'azienda che, posso dirlo, penso, non aveva una grande tradizione digitale alle spalle. Per cui diciamo che la sfida in questo momento è davvero quella di costruire tutto da zero, sia un sito con dei contenuti editoriali, ma anche con integrato un e-commerce estremamente esteso, perché va a coprire cinque diversi brand del gruppo. Quindi la sfida, diciamo, è quella di riuscire a creare un contenitore unico, dove però ogni brand del gruppo Armani possa vivere la sua vita indipendente e mantenere la propria peculiarità. Perfetto, Elisa, io ti ringrazio davvero tanto di essere stata qui con noi stasera. Grazie a te.